Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Grilli per la testa dal vostro Marco Grilli. Abbiamo un ospite di prima grandezza questa sera, per come la vedo io. Da Bologna abbiamo il dottor Gianni Fortunato. Buonasera Gianni. Buonasera, Grilli. Buonasera, buonasera. Ringraziamo come sempre Ugo Moreno per la sua assistenza in regia. Ciao Ugo. Grazie Marco e buonasera a tutti quanti, anche al nostro ospite. Allora, questa sera argomento estremamente particolare, molto sulla bocca dei professionisti, ma non sempre sono i professionisti ad esprimersi sull'argomento. Dico bene, Gianni? Parliamo di programmazione neurolinguistica. A te la parola, che cos'è? Che cos'è? È una specie di riedizione della psicologia semplificata e resa molto pratica e riguarda quasi tutti gli ambiti di cui si occupa la psicologia. Sulla bocca di tutti potrebbe essere perché sono stati pubblicati libri a tonnellate ormai e quindi tantissima gente li ha trovati in libreria, li ha letti, molti si sono entusiasmati. Molti la ritengono una specie di panacea. In che senso, se vogliamo specificare il perché? Vediamo un po', perché promette molto, promette cambiamento, promette benessere, perfino salute, miglioramento grande miglioramento delle relazioni, della comunicazione con gli altri, perfino di quella con se stessi, per cui in un mondo in cui la comunicazione è sempre più importante, le cose innovative nel campo raccolgono parecchio. Allora, per capire che cosa sia la programmazione neurolinguistica o PNL, che somiglia molto al prodotto nazionale lordo, ma in realtà sono due Molto. concetti molto molto distinti. Come è nata la programmazione neurolinguistica? E dove è nata, se vogliamo? Beh, in California, intorno al 75, quando è stato pubblicato il primo libro, è nato dall'incontro fra un cibernetico, o studente di cibernetica, e un assistente linguista. Il cibernetico si chiamava Richard Bandler e il linguista si chiamava John Grinder, che era già, pare, abbastanza conosciuto, il linguista. Col sostegno di Bateson, del famoso Bateson. Quindi era un periodo molto fecondo in California, c'era di tutto, dalla scuola di Palo Alto ai fondatori dell'analisi transazionale, della terapia della Gestalt, in un territorio molto ridotto. Tra l'altro quasi tutti si conoscevano e si frequentavano. E improvvisamente sbucano fuori questi due giovanissimi con delle idee innovative, dei metodi innovativi e il desiderio di capire cosa facevano quelli bravi. Cosa facevano veramente quelli bravi e come mai molti avevano ottimi risultati pur avendo teorie diverse e praticando modelli diversi. Non so se è chiaro, se no fammi delle domande. Beh, è molto semplice. Quando parliamo di modelli diversi, che cosa intendiamo dire? Le teorie. I 5, 6, forse di più, personaggi studiati operavano seguendo teorie diverse. La sfida era scoprire se nella pratica, e dimenticando le teorie, facevano cose simili. E le prime risposte sono state sì, facevano cose simili. E per inciso si chiama neurolinguistica perché i primi studi sono stati sulle formulazioni verbali, quindi sul linguaggio degli eccellenti e dei bravi comunicatori. Poi da lì la faccenda si è dilatata parecchio e il primo libro uscito era sul linguaggio.
Se non sbaglio, programmazione neurolinguistica, dopo arriveremo a capire magari che tipo di modello sia, eventuali campi di applicazione, ma quando si parla di appunto PNL, ragioniamo di verbale, paraverbale e non verbale, giusto? Ah, più o meno sì, perché in comunicazione quelle sono le variabili, le componenti. Si parla di stili di comunicazione anche, se non sbaglio. Non tantissimo, si parla piuttosto di caratteristiche della comunicazione, di livelli di comunicazione, di rapport e di relazione, che sono poi il rapport è quello che sostiene una buona comunicazione, la relazione è, come dire, quello che, che sta costruendo la comunicazione. Ok, allora se sì, posso aggiungere le tre parole, programmazione neurolinguistica, dipendono dall'idea che noi seguiamo delle programmazioni nostre interne, più o meno inconsce, per tutto quello che facciamo. Ed è probabile che più ne abbiamo diverse, e più bravi siamo sia a comunicare che a produrre risultati eccellenti. Ma come più o meno come i computer, e quegli anni lì, 60-70, un po' degli 80, erano tipici della scoperta della cibernetica, del miglior uso della cibernetica, come il computer siamo programmati anche se non lo sappiamo o ci siamo programmati. Il cervello segue degli schemi che secondo la PNL sono rintracciabili e perfino ripetibili, cioè si possono insegnare ad altri. Quindi dietro ogni eccellenza c'è un'organizzazione del cervello, poi casomai parliamo di come è fatta, che si può recuperare e trascrivere in un certo senso, e che per la stessa persona è più o meno sempre la stessa. Solo per mia curiosità e anche degli ascoltatori, quando parliamo di recuperare, con che tipo di sistema, quindi con quale metodo andiamo a recuperare le informazioni? Guardando, ascoltando e se è il caso sentendo, nel senso delle sensazioni fisiche, certo, delle emozioni, eccetera. In parecchi libri si legge che la macchina di biofeedback migliore che noi abbiamo a disposizione sono i nostri sensi e che noi possiamo percepire molto di più di quello che crediamo. Per cui un tipico studio è riprendere cinematograficamente qualcuno che sta facendo qualcosa di eccellente, poi senza ascoltare le sue teorie su quello che sta facendo, guardare quello che sta facendo, con che linguaggio lo fa, con che movimento lo fa, con come dicevi tu, il paraverbale, il non verbale. E aggiungerei la variante metaforica, che all'inizio non era tantissimo considerata e invece aggiunge parecchia importanza al linguaggio, a tutti i linguaggi, basta aprire la gazzetta dello sport. E lì si parla un linguaggio abbastanza universale, soprattutto in Italia, perché ho notato che per qualcuno sia un quotidiano decisamente più affidabile di altri. Andiamo avanti. Ma è moltissimo metaforico. Quando si parla di transagonistica, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, di vincere una piccola guerra o una piccola battaglia, secondo me è una riserva inesauribile di metafore, più quelle che possiamo costruire noi a partire dai racconti sportivi. Più che metafore sembrerebbero essere degli ossimori spesso, però voglio dire, il risultato è sempre quello, cioè creare l'effetto, l'attenzione, esatto, e ovviamente, esatto, amplificare. Esatto.
creare anche una specie di atmosfera. Certo, certo, certo. Per cui tutto diventa ammantato di una certa importanza che quando normalmente sarebbero particolari trascurabili, e questo anche che, diciamo, si crea come effetto se la mia interpretazione non è sbagliata. Sì, prendi note che sembra da alcune ricerche che, per esempio, l'insegnamento accompagnato da molti esempi, metafore e racconti, è molto più efficace dell'insegnamento piatto. Dura di più, la gente impara di più, ricorda di più. Quindi quando parliamo di insegnamento piatto, solo per chiarire le idee alle persone che ci ascoltano, quando parliamo di insegnamento piatto, che cosa intendiamo? Ma che qualcuno semplicemente ti spiega le cose. A domanda risposta, ok. Senza indorare la pillola. Il famoso insegnamento ex cattedra, sai, uno davanti con al giorno d'oggi con un proiettore, prima aveva una lavagna, fa tutti i suoi bravi schemini, ti dice le cose così come sono, non mette ornamenti, quello io lo chiamerei piatto. Quindi una lezione frontale vecchio stile, per capirsi proprio. Sì, esatto. Bravo. Ho capito. Cattedra predella e magari anche bacchetta in mano e non l'interazione con le persone. Senti, sì. L'esempio paradossale. Io ho visto conferenze su come si parla in pubblico. Sì. Conferenze leggeva, leggeva monotonamente un testo scritto. Tu parlavi, io sì, noi siamo in quel campo lì. E mi fa pensare, questa citazione, mi fa pensare ai colori della voce, che era una delle teorie poi spiegate anche da Ciro Imparato, che era attore, doppiatore, è mancato ormai, cos'è, 3 anni e mezzo fa circa, che appunto diceva che la voce avesse un colore e che volendo si potesse anche far assumere un certo tipo di colore alla voce. Quindi... questo lo possiamo capire solo noi vecchi, perché quando c'era la TV noi ascoltavamo la radio e alla radio facevano intere commedie, tragedie, eccetera, cavandosela, solo la voce ti poteva comunicare emozioni, pensieri, sì, certo. Secondo me era un grande insegnamento, certo, assolutamente incompleto, ma riuscirci con solo la voce, di cose che la gente poteva vedere in teatro, col corpo, il gesto, eccetera, eccetera. Certo. È una grandissima prova, è un'arte che direi che forse si sta perdendo. Ecco, una domanda, in termini di programmazione neurolinguistica, chiaramente il verbo, cioè la parola, è un'espressione chiara, ma quando parliamo di tono, di colore della voce, è sempre verbale o siamo in un altro ambito? Siamo già nel paraverbale, l'hai detto tu, tutto quello che accompagna la voce, tutto quello, tutta la musica, e saranno 10-12 variabili che i cantanti conoscono benissimo e i poveretti come me un po' meno. Ognuna di quelle è come dire una sottolineatura, un accompagnamento della voce. Quindi anche importanza. Chiaro. E, un'altra cosa, io ho seguito qualche, diciamo, intervento di programmazione neurolinguistica o suppostatale, chiamiamola così, e ho, diciamo, partecipato a una sorta di gioco di ruolo nell'immedesimazione con gli animali, con le specie animali. Nel tipo di modello di programmazione neurolinguistica della quale stiamo parlando, questa cosa può rientrare o è, come dire, una di quelle cose portate all'eccesso e spacciate per programmazione neurolinguistica? Allora, se possiamo partire da lontano, sì. Intanto è già difficile dire cosa è e non è la PNL, perché alcuni di noi, me compreso, sostengono che a un certo punto tutto quello che funziona ed è efficace può essere considerato PNL.
ci sono articoli in cui di fronte a cose come quelle che stai raccontando tu, la gente si domanda come fanno a sapere e a decidere cosa è PNL e cosa non lo è. Anche perché c'è una lunga storia sotto, ma quello che volevo dire è che in comunicazione ci si allena. E quello che hai raccontato tu mi sembra un tipico esercizio di allenamento. Capisci che un tennista, quando si allena, non è che gioca 6 ore al giorno, probabilmente gioca 1 ora al giorno, poi va in palestra, poi va a correre nei boschi, poi balla, poi ne fa di ogni, capito? Allora, non puoi che se quando va in palestra sta facendo tennis, non lo sta facendo, però si sta preparando muscoli, cioè, muscoli e capacità che poi in qualche modo influenzeranno la sua performance. Certo. In comunicazione è uguale, se vai a un corso di PNL dovrai fare tanti esercizi che apparentemente non hanno molto senso, per esempio ripetere un discorso sentito senza le parole, solo con la musica, con la voce, ma una specie di canto, hai capito? Per vedere se abbiamo colto la parte paraverbale del discorso. Non è che poi direttamente questo servirà, però ti fai i muscoli, stai cominciando a fare attenzione alle caratteristiche a cui di solito non se ne dà tanta. Immagino che l'esercizio che dicevi tu, noi ci alleniamo anche a dire le bugie, per esempio. A me non riesce, a me non riesce. No, beh, probabilmente se lo fai bene riesce, ovviamente in una cornice etica, a fin di bene e a fin di capire delle cose su cosa consideriamo realtà, cosa no, come facciamo a giudicare, eccetera, eccetera. È tutto per capire sempre meglio come comunichiamo e ricevere il feedback dagli altri, perché questa è la parte indispensabile. Un corso di PNL è concepibile solo in gruppo. Sì, ho capito. Ti ascolto. Un'altra curiosità. Parliamo di ricalco. È una tecnica volendo o semplicemente è una sorta di autoapprendimento in termini di programmazione neurolinguistica? No, è un principio, è uno dei principi base che sono stati scoperti per creare feeling, rapporto con gli altri, in qualche modo coperto o scoperto. Bisogna fare un'imitazione anche fisica, anche nella respirazione, per esempio, bisogna accordarsi come dei diapason sull'altro, almeno inizialmente, per creare, diciamo, la corrente di simpatia. Dopo succedono delle altre cose, ma all'inizio lì quando ci si allena si è particolarmente visibili i goffi. Cioè una sorta, perdonami, una sorta di sintonizzazione in sostanza. Sì, l'esempio dei diapason è tipico. Sì. Tu dai un colpetto a un diapason, l'altro che è lì vicino si mette a vibrare nello stesso modo, e dopo un po' puoi fermare l'altro e si ferma il primo, cioè sono sincronizzati. Perfetto, sì. Prima di altre curiosità, campi di applicazione della programmazione neurolinguistica? Ma io me la creerei dicendo tutti quelli in cui la comunicazione è importante. Ma quindi sostanzialmente tutti gli aspetti della vita, perdonami. Più o meno sì. E libri su libri sottolineano come in tutti i lavori questa variabile del rapporto fra le persone è importantissima e può dissipare un sacco di tempo e di energie oppure catalizzare processi positivi.
In questo momento non mi viene in mente, se fosse uno scienziato solitario, in quel caso deve sintonizzarsi con se stesso, non ha molto bisogno, ma comunque per arrivare dove è arrivato avrà dovuto comunicare con gli altri. Beh, immagino di sì, perché poi se non comunichiamo bene con noi stessi, diventa difficile anche comunicare con gli altri, effettivamente, anche una questione di, come dire, di coerenza verso l'esterno. E sì, dice. È un argomento estremamente affascinante, nel senso che si presta a molte interpretazioni, ma si nota, soprattutto ultimamente, se non sbaglio, che le applicazioni siano per lo più commerciali, cioè più rivolte per esempio al mondo della vendita, che No, non. no, questa è un'impressione secondo me sbagliata. Potrei consentire a un livello leggermente sopra che le applicazioni aziendali stanno di gran lunga pigliando la supremazia su quelle per esempio più terapeutiche. Per dividere il mondo in due parti, o il counseling, o il coaching, anche quello che è. Ma quelli commerciali probabilmente all'inizio in azienda si è pensato di sfruttare questa roba per le vendite, ma adesso siamo molto oltre. Alla fine la PNL è stata usata per migliorare la leadership del gruppo dirigente più alto. Quindi era riservato solo Ai vertici aziendali, al sostanzialmente. gruppo ristretto dei vertici, sì. E qui ti potrei raccontare una cosa divertente. Quando io ho chiesto di portarla alla Venga. lite, Sì. e eravamo con gli altri dirigenti, si sono messi le mani nei capelli. Hanno detto: tu alla Fiat puoi fare i casini che vuoi, ma se li vai a fare alla Juve, l'avvocato ci licenzia tutti. Quando ancora si Questo. usava l'avvocato. Quindi questo starebbe a testimoniare che Giovanni Agnelli, senior o senior, provasse maggiore interesse per la squadra di calcio che non per, diciamo, quella che doveva essere l'azienda, Ah, guarda, io tout court. non tiro conclusioni, ma loro erano terrorizzati e non mi ci hanno fatto andare la Juve. Hanno detto: puoi rovinare la Fiat, ma lasciamo stare la Juve. Beh, come fosse il fiore all'occhiello dell'avvocato, hai capito? Non rischiamo, era questo Il significato il della leitmotiv cosa. Ho della faccenda, non rischiamo. capito. E poi alla Anche Fiat com'è se andata? per restare scusa un attimo, per restare nel campo, al Milan di Sacchi c'erano due dei miei allievi. Poi da qui a capire cosa stessero facendo è un altro discorso. Con un tipo come Sacchi era molto pericoloso mettersi in mezzo, ma per contraddirlo è assolutamente vietato. Ma Quindi. non so quanti lo sapessero questo, ma non credo che sia un segreto, quindi Bah, probabilmente per la sua compagine non era un segreto, per la maggior parte dei tifosi penso di sì, perché non credo che, come dire, sia bello far trapelare determinati aspetti magari un po' ombrosi del carattere di un allenatore che tanto ha dato alla squadra, poi tra le altre cose. no, ma io parlavo della presenza dei PNListi, Ah, mai più mi permetterei, per me sa che è stato uno dei geni del secolo scorso, quindi dei geni innovativi, tutta la mia ammirazione. ho A capito, parte che quindi. ero romagnolo, ma insomma, siamo un'unica regione. Beh, dicono che sia ancora Emilia Sì. Romagna. Poi all'interno del territorio so che la vedete in modo un pochettino differente, ma d'altronde siamo il Oh. paese dei campanili noi, per cui. Questo però mi permette di ricordarti, tu parlavi della vendita dell'azienda, ma alle Sì. Olimpiadi, se non sbaglio, di Atlanta, comunque in America, ogni squadra americana aveva un PNLista, al seguito, un coach mentale PNLista. Cosa Quindi che non si è ripetuto in seguito, ma non so esattamente perché. la domanda è questa:
Allora, perdono l'interruzione, la domanda è questa. Coaching è l'applicazione più, come dire, immediata della programmazione neurolinguistica? Perché di coaching si sente parlare tutti i giorni adesso, sono tutti coach certificati. Appunto, ma hai detto adesso, pensa che la neurolinguistica è nata nel 75, sì. È arrivata in Europa nei primi anni 80, mentre il coaching è un'applicazione che si è molto diffusa, ma è molto più tarda. Io la metterei nei 90, per cui adesso forse è la voce più diffusa, ma non è certo stata la prima applicazione della PNL. Allora, se dovessimo distinguere i vari livelli, PNL, counseling, coaching, eccetera, 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 come dovremmo definire l'uno, l'altro e l'altro ancora? Ma c'è molta ambiguità in questo campo. È per quello che sto facendo questa domanda. No, per la mia scuola è molto chiaro. Coaching riguarda le performance lavorative, aziendali e al limite sportive. Mm. E counseling riguarda praticamente tutto il resto. I problemi personali delle persone. Ho capito. Dopodiché c'è gente che traveste una cosa con l'altra, c'è parecchia confusione, ma io sarei per tenere i due campi distinti e fare quindi chiarezza. Ripetiamo, mira la performance. Bene. E a migliorare le performance, a sviluppare risorse sempre nel campo del lavoro. Certo. O dello sport, se parliamo di sport, quindi è centrato sulla performance. Counseling è centrato essenzialmente sul chiarimento e dovrebbe fermarsi lì. Una volta che hai chiarito qual è il problema, toccherebbe allo psicoterapeuta o allo psicologo occuparsene. Chiaro. Senti, un'ultimissima domanda che poi probabilmente porterà ad altre sottodomande, chiamiamole così. Come si acquisisce la programmazione neurolinguistica? Tieni conto che ce n'è al giorno d'oggi una gran parte che non troverai nei libri. E comunque l'unico modo è esercitarsi. Tutta la spiegazione possibile del che cos'è, del come funziona, di quali sono i campi di applicazione, qualcuno te la può dare in 3 giorni, ma l'esperienza no. E ripeto, in comunicazione ci si allena, bisogna cambiare delle abitudini, bisogna installare delle nuove abitudini che alla fine devono funzionare in automatico, perché chi comunica è centrato sul contenuto e non ha tempo, l'energia mentale per occuparsi del verbale, del paraverbale, del non verbale, dei movimenti, della percezione di stare attento a cosa succede intorno, tutto questo deve diventare automatico. Quindi si impara come si impara a guidare la macchina, cominciando o ricominciando a fare le cose una volta, pasticciando, eccetera, eccetera, finché vanno tutte insieme e uno guida pensando ad altro o in automatico. Si impara nello stesso modo. Così come paraverbale. A meno che tu voglia diventare proprio uno specialista, in questo caso devi allenarti anche sugli altri praticamente. Ho capito. Senti, un'ultimissimissima cosa. Quando io parlo di cos'è? Si può parlare di stili di apprendimento? Parlo per esempio di essere un visivo piuttosto che un uditivo. Esiste anche un'altra categoria, se non sbaglio, perlomeno. Beh, ci sarebbe anche il gustativo o olfattivo, ma siccome noi non siamo cani. La nostra comunicazione col mondo non passa da questi essi lì, è il cinestesico quello di cui stai parlando, che è tutto quello che riguarda sensazioni, corpo, emozioni, eccetera. Quindi sostanzialmente uno, l'altro e l'altro ancora si differenziano per quale tipo di approccio? No, non c'è un tipo di approccio, siamo nel campo della percezione.
come percepiamo noi? Attraverso i sensi, non è che ci è stato dato un altro modo. E si potrebbe quasi dire che abbiamo più di un cervello. E ogni tanto qualcuno scopre che noi pensiamo per immagini, e notoriamente noi pensiamo anche per parole, suoni, eccetera. Forse c'è un cervello somatico, corporeo, che si ricorda dopo 40 anni come si fa a pattinare o andare in bicicletta o a sciare, quelle cose lì, e che ha i suoi automatismi, le sue conoscenze. D'altra parte in kinesiologia si usa il corpo, guarda, ti faccio un piccolo esempio. Quest'estate un medico ha scoperto che avevo un'allergia improvvisa. Per sapere quale fosse, semplicemente, una volta ho preso in mano le medicine che stavo pigliando, qualcuno ha testato la forza con cui stringevo la mano e abbiamo scoperto subito qual era il colpevole. Ed era? Quello che mi indeboliva di più. No, non lo dico per non rovinare i produttori, quella forza era mia. No, 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 non volevo il nome del medicinale, era, diciamo, quale... In realtà non voglio spaventare nessuno, era un integratore, per la verità. Era più capire... Ho provato, non era colpa della marca, perché ho cambiato marca e mi venivano sempre fuori gli stessi problemi di prezzo. Era proprio la tipologia di prodotto e ciò che doveva andare ad integrare, ho capito, va bene. Sì, io sono un caso speciale, perché il tipo di reazione che avevo io, alla fine l'ho trovato su internet, ma era del, mettilo, 0,01% delle persone che pigliavano quella roba lì. E così abbiamo capito che Gianni Fortunato parla di un argomento particolare, perché è una persona particolare lui stesso, sostanzialmente. Beh, particolarmente curioso, questo sì. Sono andato in America quando ancora nessuno qui sapeva niente di PNL, per capire cosa facevano, che risultati avevano, quindi quello sì. In realtà gli avevo scritto e loro giustamente mi hanno risposto: bisogna fare l'esperienza, c'è un nuovo corso internazionale, venga qui. E io sono andato lì. E sono quanti anni che insegni? Aspetta. Stiamo parlando dell'81, sì, dove ho fatto un intero mese con loro, poi sono tornato lì nell'82, poi non avevo la minima idea di mettermi a insegnare sta roba, sono i casi della vita, sono successe delle coincidenze, avevo conosciuto dei francesi, mi hanno invitato ad andare a Parigi a spiegargli questa roba, ci sono andato e ha funzionato così bene che si è accesa una lampadina, allora posso insegnarla. E allora vedi che a questo punto... Era fino a 82 per dirti la data, visto com'è. 82, siamo nel 2017, direi che siano almeno buoni 35 anni, ecco, quindi... E noi ne abbiamo già festeggiati i 35, oh, bene, ma... per i 40, cioè, e comunque... Solo... sì... E comunque mi insegni, troppe coincidenze messe assieme cominciano a essere un fatto, non essere più delle coincidenze. È un po' come se qualcuno da fuori o dall'alto le guidasse le coincidenze. Ecco, mi hai dato spunto per un'altra valutazione, ma che non riguarda questo argomento. Allora, ringraziamo. Prego. Il destino o il caso sembra che sappiano quello che fanno. Più che altro qualcuno dice che il caso non esista, ma comunque, poi qua ci dovremmo spingere in argomenti un pochettino più metafisici, altro che programmazione neurolinguistica. Un giorno ne parliamo, perché di questi esempi ne ho talmente tanti, il caso non opera a caso. D'altra parte la serendipity è nata così come scienza, dalla constatazione dei matematici che quello che consideravano caso non poteva essere un caso. Mi viene alla mente James Joyce, però qua dovremmo spingerci per l'appunto in un altro campo. Allora, io volevo ringraziare il dottor Gianni Fortunato per essere stato con noi in trasmissione, avremo il piacere di riaverti prossimamente.
Un giorno o l'altro avrò io il piacere di vedere te dentro un corso a fare gli esercizi di cui abbiamo parlato. Oh, assolutamente sì, non vedo l'ora, e basta solo che ci organizziamo. E altrettanto invito a fare a tutti i nostri ascoltatori, che ringrazio per averci seguiti. E questa trasmissione è fatta per voi, non è fatta per noi. E anche a questo punto mi tocca dire, o meglio, preferisco dire che tutto ciò che involontariamente probabilmente applichiamo di programmazione neurolinguistica è fatto proprio per tutti noi e viene da tutti noi. Detto questo, saluto tutti quanti, ricordo di andare a vedere la mia pagina Facebook Marco Grilli Broadcasting e di seguirmi anche sul canale. Ringraziamo Saiuz e ringraziamo Ugo Moreno nuovamente per la regia, ringraziamo il dottor Gianni Fortunato. Ciao Gianni, grazie infinite, alla prossima, e vi rimando alla prossima puntata. Un saluto a tutti quanti, ciao.